Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale YouTube. Ormai la primavera è qui e il caldo incomincia a farsi sentire e tra qualche settimana, massimo un mese, al sud incomincerà a far ben caldo e piano piano il caldo risalirà e arriverà anche qui al nord. Come proteggere i nostri acquari dal caldo? GBL ci offre una soluzione incredibile e anche molto molto economica: le ventole di raffreddamento. Allora, come funzionano le ventole di raffreddamento? Funzionano secondo una legge, diciamo, della termodinamica, che praticamente l'acqua calda, per evaporare, ok, produce, cioè usa il calore, quindi la temperatura, e usando questa energia si abbassa e quindi si raffredda. Cosa capita nel nostro acquario? Capita che sparando l'aria sull'acqua evapora e quindi raffreddiamo. L'evaporazione evapora quindi solo vapore acqueo puro. Un problema è chi rabocca quest'acqua evaporata con l'acqua del rubinetto, perché comunque continuiamo ad aggiungere sali e l'acqua diventa sempre più dura. Quindi il rabocco, che sia nel dolce o nell'acquario marino, sempre con acqua osmotica. Come si posizionano le ventole? Allora, qui abbiamo l'acquario, un plante acquario, la temperatura è già comunque caldina perché è 25 gradi e 8. Per un plante acquario può andare bene, sarebbe comunque sempre meglio stare il più basso possibile a seconda dei pesci che abbiamo all'interno, perché più è fresca più l'ossigeno in vasca è alto, più i processi metabolici di tutta la flora batterica sono ottimali. Quindi andiamo a installare insieme, apriamo insieme la ventola. Allora, c'è il sigillo di garanzia, mi raccomando. Questo è il modello più piccolino, l'X200, abbassa, diciamo, dai 2 ai 4 gradi una vasca dai 60 fino ai 200 litri. A seconda di che temperatura avete in casa o avete nell'acqua, sapete che modello comprare, perché se avete comunque in acqua 28 gradi e avete un 60 litri, questo può andare bene, perché comunque ti abbassa di 4 gradi. Se avete un 60 litri, un 200 litri, avete 30 gradi, dovete portarla a 24-25, dovete comunque montare il modello più grande. Allora, per montarlo è semplicissimo, perché abbiamo questo morsetto che si può allentare con molta facilità. Una volta che si allentano questi due dadi, si può posizionare su un vetro che avete laterale della vasca, frontale, dove si riesce comunque a accedere alla vostra vasca. Quindi si può ruotare a 360 gradi, quindi molto facile direzionare il flusso, e anche qui si può ruotare, come vedete, in tutti i modi possibili. Puntare sempre il getto d'aria rivolto verso l'acqua, quindi così a 45 gradi, la cosa ottimale. Per termostatare queste ventole, quindi vuol dire per bloccare la ventola quando si è raggiunta la temperatura voluta, GBL ha fatto il cool control. Cos'è il cool control? È una centralina che ha una sonda di temperatura. Questa sondina, tenuta la ventoletta, bypassa l'alimentazione della ventola, quindi qui abbiamo il nostro alimentatore della nostra ventola, qui abbiamo il sondino della temperatura, qui abbiamo l'alimentatore che andava sulla nostra ventola. Quindi alimentatore principale, alimentiamo il controller qui, e quest'altro lo andiamo a inserire nella nostra ventola, ecco qua. Ora abbiamo una rotellina che ci indica i gradi che noi
desideriamo avere all'interno della nostra vasca, io metto 24 gradi, ok, e apriamo subito questo cavo, se no non arrivo alla corrente, facendolo insieme a voi. Allora andiamo, abbiamo la spia rossa che ci dice che è acceso, la spia verde che farà partire la ventola, quindi vuol dire che la temperatura adesso qua è a 25, fa scattare di circa un grado. Adesso la ventola, non so se si vede, sta girando, rumorosità estremamente bassa, logicamente come tutte le ventole un minimo rumore lo fanno, però qui bisogna scegliere se voler salvare la vasca e avere magari un po' di rumorosità in casa oppure lasciarla andare nel periodo estivo. Ecco, io direi che è meglio far star bene i nostri animali. Una volta che raggiunge la temperatura voluta si stacca. Adesso io simulo di alzarlo, come vedete spegne il led verde e si è bloccata la ventola. Prodotto molto molto semplice ma molto efficace, consiglio sempre di prendere insieme alla ventola anche il controller in modo da avere la cosa migliore per il vostro acquario. Sotto qui l'unica cosa che c'è da dire, che non ve l'ho detto, c'è un interruttore che è possibile usare sia in manuale, spegnere o in automatico. Logicamente quando mettete il termostato mettete in automatico. Ci sono degli altri video già fatti dell'anno scorso su degli altri termostati, che magari vi aggiungo il link e così ve lo guardate. Se avete dubbi su quale modello è il più giusto per la vostra vasca, chiedetemelo qua sotto il video oppure in privato scrivetemi, vi mando il link del nostro sito e-commerce, che ve lo ricordo, www.shop.it. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e ci vediamo nel prossimo video e buone giornate di sole. Ciao!